Sì, potevamo averla fatta anche prima. Oggi è arrivata questa vittoria, siamo contenti, ma insomma, sono contento soprattutto della prestazione perché la squadra ha saputo soffrire. Non è che abbiamo, soprattutto il primo tempo, non è che abbiamo fatto grandi trame di gioco perché tutte e due le squadre erano penalizzate un po' da questo campo, no? Rimbalzo irregolare, quindi diventa difficile giocare con palla a terra. Poi c'era aggressione di tutte e due le squadre, quindi gli spazi erano ridotti. Nel secondo tempo, dopo che abbiamo sbloccato, abbiamo avuto anche gli spazi per poter creare e raddoppiare. Però diciamo, sono contento della squadra sotto il profilo della determinazione, dell'agonismo, della concentrazione. No, ma non è che c'era un calcolo per governarla. C'era una squadra di fronte a noi che sta in salute, è una squadra che sta in salute nelle quattro partite aveva fatto 10 punti. No, no, è una squadra che da quando c'è Golotti che sta facendo un grande lavoro, ha rivitalizzato questa squadra, è una squadra che può battere tutti. E quindi non era un calcolo, era un modo, cioè dovevamo essere aggressivi, non mollare niente, perché altrimenti se andiamo in campo con un pizzico di presunzione. Sicuramente si sarebbe persa. Invece abbiamo saputo soffrire nei momenti chiave della partita e poi abbiamo trovato qualche ripartenza dove su una di queste siamo stati bravi a fare gol. L'ho intravisto un attimo e comunque insomma, beh, ci credo. Non lo sarei nemmeno io per il risultato, però è chiaro che ho visto comunque una squadra, il Teramo viva, una squadra fatta di giovani, un mix giusto, giovani e anziani che possono togliersi delle soddisfazioni.